Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del TMV News. Sta per finire la settimana corrente, che è l'ultima del calciomercato, gli ultimi due giorni della sessione estiva per quanto riguarda la campagna acquisti, che in Italia per quanto riguarda le entrate, quindi gli acquisti, chiude alla mezzanotte del venerdì 30 agosto. In tutto ciò arriviamo piano piano alla terza giornata di campionato, l'ultima che precede la prima sosta della stagione. Tanti temi da analizzare, cominciamo a farlo subito col primo ospite che è in collegamento con noi ed è un ex Lazio e Atalanta fra le altre. Gianpaolo Saurini, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E volevo cominciare con te parlando della Lazio di Marco Baroni, che ha, diciamo, cambiato molto rispetto all'anno scorso. Non c'è più Immobile, è arrivato Noslin, sono arrivati diversi colpi dal mercato, una Lazio che è partita vincendo, poi c'è stata una battuta d'arresto nel secondo turno di campionato. Che te ne pare della nascitura squadra di Baroni? Può ripetere un campionato finito in crescendo come ha fatto con Tudor? Ma io credo sia una squadra abbastanza rinnovata, ha dato via 3-4 pezzi importanti, quindi credo che abbia insomma, bisogno di un po' di tempo per poter tornare a determinati livelli. Io mi auguro che possano fare, magari mettere dentro qualcos'altro in questi ultimi giorni di mercato, e poi dopo starà l'allenatore plasmare la nuova squadra e vedere se si riuscirà a fare un campionato di livello importante. Ecco, a proposito di mercato, dicevi giustamente, siamo alle battute finali, la chiusura in Italia è per la mezzanotte del venerdì, quindi citavi, no, come puntellare ancora la Lazio. Ti chiedo che cosa manca a questa Lazio per essere ancora più forte. Poi possono mancare tante cose, però la priorità, se tu fossi un dirigente della Lazio, sarebbe da qui alla mezzanotte del venerdì? Ma io sicuramente l'allenatore avrà chiesto e i dirigenti staranno lavorando. Io alzerei un pochettino il livello qualitativo dei reparti. È naturale che è tutto migliorabile, però è evidente che prendere un giocatore magari che ti possa spaccare le partite con uno strappo, un qualcosa, possa dare maggior qualità a questa squadra, che ha secondo me bisogno anche di trovare qualche risultato importante per poter prendere consapevolezza. Dovessi piazzarla in questo momento in una casella della classifica, quale sarebbe il target della Lazio come obiettivo? Ma in questo momento io la vedo sotto la zona Champions, assolutamente. È una squadra rinnovata, una squadra che deve trovare ancora magari la sua identità. Magari, come detto, con qualche rinforzo in queste ore potrebbe inserirsi nella zona Europa sotto la Champions. Io non credo che abbia la possibilità di diciamo dar fastidio alle prime quattro, che secondo me hanno una caratura un pochettino più alta. Queste prime quattro, a tuo parere, sarebbero, se vuoi parlarne un po' anche in generale? Ma secondo me l'Inter è la squadra più attrezzata. Sotto l'Inter metterei a pari merito la Juventus e il Napoli, perché il Napoli in questi ultimi giorni ha piazzato i 2-3 colpi veramente importantissimi, e quindi credo che non si possa più nascondere. E sta a ridosso dell'Inter, e poi dopo arriva il Milan e sicuramente sempre come al solito l'Atalanta, che hanno squadre a mio parere un pochettino più attrezzate della Lazio, che sta sotto queste dame citate. Ecco, hai citato il Napoli, che ha piazzato gli ultimi colpi in queste ore con Scott McTominay, che è atterrato in città da poco tempo, Romelu Lukaku, che era un po' atteso da tutta l'estate per una concatenazione di attaccanti che doveva riguardare l'uscita di Osimhen, che ancora non c'è stata. Napoli che ha avuto un mercato che è stato cotto a fuoco lento, no? Come ha detto anche Conte tra le righe in conferenza stampa più di una volta. Come è stato costruito questo Napoli? Perché l'hai citato tra le prime quattro, ti sembra pronto addirittura per tornare già in Champions quest'anno? Perché le pressioni non saranno poche per Conte.
Ma assolutamente sì, dopo gli ultimi acquisti il Napoli ormai non può più nascondersi, insomma, la società ha speso tantissimi milioni, credo più di 100 milioni per poter fare la squadra, sono arrivati i giocatori chiesti dall'allenatore, in primis Lukaku, lo stesso McTominay e David Neres, sono giocatori di primissimo piano, nonché Bongiorno, grandissimo acquisto. Insieme ai vari Marin, Spinazzola, insomma, Napoli ha fatto secondo me un mercato importantissimo. Quindi, secondo me, metterlo diciamo, come obiettivo minimo dei primi quattro, secondo me è doveroso. Poi, dopo, a mio parere, se trovano magari l'annata che si incastra bene e se trovano magari quell'armonia che si era persa l'anno scorso, potrebbero puntare anche a qualcosa in più. Quindi sei fiducioso che Lukaku con Conte possa ritrovare lo smalto di quei 2 anni all'Inter? Perché viene da un'annata a Roma fatta sì bene, non nemmeno altisonante. È un giocatore di una stazza imponente, no? Che ha bisogno di entrare in condizione per rendere al meglio. Sei convinto che con Conte possa tornare quello dello scudetto con l'Inter? Ma io credo che Lukaku con Conte abbia dato il massimo di se stesso, l'allenatore lo conosce benissimo, se ha fatto una scelta del genere sa che cosa può dare questo giocatore. A mio parere l'anno scorso ha fatto già bene a Roma perché ha fatto un campionato a mio parere positivo. Non stiamo qui a scoprire un giocatore che secondo me è un giocatore che nelle condizioni giuste e stando bene fisicamente può assolutamente recitare un ruolo da protagonista nel campionato italiano come ha fatto nell'Inter, che poi vinse lo scudetto. Un'altra squadra che hai menzionato prima è il Milan di Fonseca, che è partito diciamo a stento, no? In queste prime 2 giornate di campionato. C'è già tanta pressione sul tecnico ex Roma, che ritrova una grande panchina nel nostro campionato. Raccoglie però un'eredità pesante, perché Stefano Pioli, oltre ad aver riportato uno scudetto, ha rilanciato un po' il Milan, no? Nel grande calcio. Che mercato è stato quello che ha fatto il Milan? E penso la tua opinione sia di essere cauti con i giudizi, che in queste 2 giornate di campionato sono già stati taglienti per un Milan non convincente, almeno in questo avvio. Beh, credo che il Milan nelle prime 2 giornate di campionato abbia deluso assolutamente le aspettative, questo sì, però il precampionato era stato un precampionato molto ma molto importante, quindi io sono dell'avviso che il calcio d'agosto lascia il tempo che trova e assolutamente il Milan ha una squadra che può stare, diciamo, nei quartieri alti e quindi mi aspetto una ripresa da parte di questa squadra. Che ha tutte le possibilità per poter magari restare nei piani alti. È evidente che se dovesse mettere dentro in queste ultime ore di mercato un attaccante di caratura importante, secondo me avrebbe una squadra molto più incisiva e molto più competitiva. Ecco, in tal senso è in procinto di chiudersi l'affare di Tammy Abraham con la Roma, che andrebbe ad accoppiarsi con Alvaro Morata per la maglia da centravanti del Milan. È un tandem d'attacco che può far sognare il tifoso rossonero, oppure è un po' una specie di ridimensionamento rispetto agli obiettivi iniziali, che erano per esempio Zirkzee, poi è andato allo United? Ma io credo che Abraham abbia tutte le credenziali per poter far parte di un organico importantissimo. Ha giocato in top club europei e nella Roma ha fatto assolutamente, assolutamente bene prima dell'infortunio. È un acquisto, secondo me, giusto e può integrarsi naturalmente benissimo anche con Morata, ma all'occorrenza possono anche e giocare singolarmente, insomma, questo starà all'allenatore. L'importante è che il Milan ha nell'organico giocatori importanti che poi sarà l'allenatore a doverli gestire. Gianpaolo Saurini, grazie per essere stato in nostra compagnia. A presto e buona serata. Grazie a voi, a presto.
Tanti anni in campo con la maglia dell'Atalanta, accogliamo in trasmissione, lo ringraziamo per essere con noi, Domenico Progna. Domenico, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. E grazie per esserti unito alla nostra trasmissione. Parlavamo appunto dell'Atalanta perché ha messo in atto un grande mercato la squadra di Gasperini, tanti arrivi che sono andati a rimpolpare un organico che l'anno scorso addirittura ha vinto l'Europa League e anche qualche eccezione illustre, magari anche chiamata come Coop Miners. Quindi innanzitutto ti chiedo in generale come la vedi questa idea di Gasperini rispetto a quella che ha vinto la Coppa a Dublino? Ma sicuramente hanno avuto delle cessioni eccellenti, ma ci sono stati anche degli arrivi eccellenti, perché il primo Nicola Zaniolo, per poi finire con Bellanova, Samardžić e comunque Retegui. È vero che si è fatto male Scamacca, però diciamo che per adesso, almeno in queste due partite, Retegui non l'ha fatto rimpiangere. Bisogna vedere durante il proseguo del campionato se tutti questi giocatori che sono arrivati sono all'altezza della situazione, o almeno per quello che hanno fatto quelli che sono andati via. Ecco, andrei ad analizzarli un pochino più nello specifico. Retegui, l'hai già menzionato, è partito benissimo, timbrando il cartellino in entrambe le due giornate di campionato. Nicolò Zaniolo, invece, ancora non si è visto. È un ragazzo che viene da tanti infortuni in passato, che però l'Atalanta ha preso scommettendoci perché vede ancora del talento che può riemergere dopo i tanti infortuni di questi anni. Che due acquisti sono stati Retegui e Zaniolo per l'Atalanta? Ma intanto sorprende la velocità con cui sono stati fatti almeno Retegui, perché diciamo che dopo qualche giorno di infortunio di Scamacca la società è andata decisa su Retegui, per cui sicuramente l'avevano analizzato, lo tenevano sott'occhio. Mentre Nicolò Zaniolo, sicuramente è un giocatore che ultimamente ha avuto delle difficoltà prima in Turchia e poi in Inghilterra. E quindi sta a lui dimostrare adesso di essere arrivato in una squadra importante come l'Atalanta, perché parliamo di una squadra adesso importante che partecipa alla Champions. Come dicevamo prima, Retegui in due partite ha fatto due gol, Zaniolo ancora ferma ai box per infortunio, perciò dipende tutto da loro, però la società penso che abbia operato bene in questo senso. Ecco, Lazar Samardžić e Raul Bellanova sono stati altri due acquisti, diciamo, importanti per la truppa di Gasperini, che ha strappato un elemento come Samardžić, che era conteso sul mercato da tante squadre, Bellanova, che da un momento all'altro si è ritrovato la chiamata di una squadra in Champions League, nonostante fosse un punto cardine del Torino di Vanoli. Che acquisti sono stati questi due invece? Ma di valenza uguale, nel senso importanti. Gasperini è uno che sfrutta molto gli esterni, quinti, per cui ha voluto dare un'alternativa a Zappacosta o allo stesso Ruggeri dall'altra parte, visto che Zappacosta può giocare indifferentemente a destra o a sinistra, e Bellanova invece è prevalentemente uno a destra, per cui si è voluto tutelare, diciamo, in queste parti del campo, perché il campionato è lungo, adesso parteciperanno alla Super Champions, per cui avrà bisogno di tanti giocatori nell'arco del campionato. Samardžić, secondo me, è un giocatore che ha sostituito Mirjančuk, è un giocatore che lui, magari come caratteristiche, Gasperini ha sempre voluto avere nella squadra, per cui pure lui ha costato a molte squadre negli ultimi anni, però è arrivato anche lui in una squadra importante. Ecco, hai citato la Champions League, c'è stato però l'inizio di campionato ormai in questi ultimi weekend ed è stato un avvio un po' strano, dove ci sono state diverse battute d'arresto impreviste o comunque a sorpresa. C'è stata la Lazio, c'è stato il Milan, l'Inter a Genova la prima giornata col 2-2 a Marassi. Quindi è stato un avvio di campionato con diversi risultati un po' sorprendenti. Come li piazzereste le big del campionato ai nastri di partenza di questo nuovo torneo? Come le incolonneresti dalla prima alla quinta per la Champions League, ma anche per l'Europa League? Ma in questo momento non c'è un ordine ben preciso. Diciamo che le squadre che si contenderanno lo scudetto saranno sempre le stesse, l'Inter in primis, perché comunque
cambiato molto poco, è consolidata come squadra, un allenatore che già da diversi anni che sta lì. Poi le altre le metterei un pochino sotto tutte, nel senso sullo stesso piano. È vero che il Napoli non è partito bene come il Milan e la Lazio, l'unica tra quelle che magari pretendenti in questo momento è la Juventus che è partita molto bene pur cambiando praticamente quasi tutto. Per cui è troppo presto per dare dei giudizi definitivi, ma sicuramente la griglia, insomma, per la vittoria dello scudetto saranno queste, tutt'al più la Roma, ma non la vedo tra le favorite. Quindi mi viene da capire che consideri la Juventus come la principale anti-Inter e ti volevo chiedere anche come giudichi la costruzione di Giuntoli per la squadra di Thiago Motta e poi un parere su Federico Chiesa, talento cristallino del nostro calcio, secondo Spalletti addirittura il principale di quelle che aveva a disposizione in questo anno comunque per l'Europeo. Lo perde il nostro calcio perché va a giocare a Liverpool in Premier League. Che operazione è Chiesa che esce dalla Serie A? Ma intanto, ripeto, a livello di risultati e quello che si è visto, sicuramente la Juventus potrebbe essere l'antagonista dell'Inter. Ha cambiato tantissimo, Thiago Motta si è affidato a tantissimi giocatori della next gen della Juventus, qualche acquisto è stato fatto importante, adesso sono arrivati sicuramente gli ultimi due, Koopmeiners, David Luiz sono dei giocatori veramente forti. Douglas Luiz, sì. Douglas Luiz, quindi sarebbe la diretta antagonista. E Chiesa evidentemente non è stato ritenuto valido per come gioca Thiago Motta, non perché non sia un giocatore importante e valido. Evidentemente nel suo sistema di gioco non era un calciatore che poteva garantire quello che voleva lui. Sicuramente perdiamo un talento italiano che va all'estero, però se vogliamo dirla tutta, nelle ultime due stagioni dopo l'infortunio ai legamenti crociati, Chiesa non ha fatto molto molto bene. È vero, il primo anno ha patito tanti infortuni post-operatori, però l'anno scorso pure lui ha fatto ben poco, come tanti altri della Juve sicuramente. Quindi è un ragazzo su cui in questo momento non avresti investito, diciamo, viene da capire. No, 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 è un ragazzo sicuramente di talento, uno dei migliori esterni che abbiamo in Italia. Sto dicendo solo che magari nel modulo di Thiago Motta non è il preferito per quel tipo di gioco che fa Thiago Motta. Sicuramente adesso sta a lui dimostrare, andando a giocare a Liverpool, che molto probabilmente sia la Juventus e Thiago Motta si sono sbagliati su di lui, per cui in chiave nazionale sicuramente è uno dei giocatori che Spalletti farà affidamento. Domenico Progna, grazie per essere stato in nostra compagnia. A presto e buona serata. Grazie, grazie, buonasera a tutti voi. Siamo arrivati alle battute finali di questa edizione del TMV News che tornerà come sempre domani in un nuovo appuntamento. Grazie e buona serata.